ciao. Dentro, permesso, permesso, entriamo dentro, entriamo dentro. Cioè, c'è, sulle qui, c'è pubblico dentro, pagante? Tutti dentro, tutti dentro. Sì, perché questa attenzione qua è drammatica. I tassi di crescita della Germania negli ultimi decennali sono ridicoli. È cresciuto in 10 anni dell'11%, posizionandosi al 13° posto sui 18 paesi dell'euro. Quindi adesso hanno una crescita negativa, quindi un fallimento totale del Job Act, e adesso ce l'hanno imposto a noi. Allora io sono venuto qua per dirvi in faccia, per dire in faccia a questa classe di banchieri, a questa gang di usurai con la faccia di cera senza emozioni. C'è una malattia che si chiama alexitimia. Non riconosci le emozioni degli altri perché non ne interpreti le tue. Con una riga su un protocollo o su una mail riescono a affossare centinaia di migliaia di famiglie senza battere ciglio. Beh, si evince da queste cose, da questi dati, che la Germania non solo è priva di corruzione, viene fuori che è talmente alta la shadow economy tedesca da battere anche l'Italia. Cioè, l'ammontare tra fatturazioni false, sottofatturazioni, corruzione, ammonta a 355 miliardi, è la nazione più corrotta che c'è oggi in Europa. Batte persino noi. And thank you very much for coming here to explain your goals. And I'm now going to hand you over to my scusate, ma che cos'è Putin? Scusate, ma che è la Russia? Che Putin fa le conferenze stampa dove intervengono gli amici suoi e dicono grazie per aver parlato. I giornalisti lo fanno domani. Siete voi il senso della democrazia di questo paese. Siete voi dalla stampa. Siete voi responsabili più dei politici. E meno male che i vostri giornali stanno chiudendo e si comincia a trovare un altro lavoro. Comincia a fare domande per cercare un posto di lavoro. Perché tra un po' le sovvenzioni pubbliche ai vostri giornali non ci saranno più. E quando sarete degli organi liberi, io risponderò alle vostre domande. Noi abbiamo portato 7 punti, c'erano tutti questi punti in Europa, c'erano gli Eurobond, c'era il Fiscal Compact, c'era togliere questi parametri del 3%, c'era da togliere il pareggio in bilancio in Costituzione, che è un'imposizione di un regolamento che ha modificato il Fiscal Compact, non era scritto così, non c'era scritto di metterla in Costituzione. Se tu metti in Costituzione il pareggio in bilancio, deleghi il tuo sistema fiscale a una banca estera, quindi ci dobbiamo riprendere, oltre alla nostra moneta, la nostra banca di Stato che possa stampare moneta, ci dobbiamo riprendere il nostro sistema fiscale. Ci fai il saluto? Thanks. Grazie. A nice one. Grazie. Vi voglio bene, vi voglio grazie. Bene. Cercatevi un lavoro. Mi è sembrato di capire che tutti siano d'accordo sul fatto che il problema non è soltanto il Lussemburgo. E quindi la risposta non può giungere solo dal Lussemburgo. Del resto, io non sono più a capo di quel paese. E non mi scuso per ciò che ho fatto per il mio paese. Io non ho mai dato istruzioni per un dossier fiscale in particolare, mai, mai. Il ministro e i vari ministri delle finanze lussemburghesi non devono dare istruzioni all'amministrazione fiscale, l'amministrazione fiscale non è tenuta a fare rapporto al ministro delle finanze. Questo perché in altri paesi sono i ministri delle finanze a decidere in materia di trattamenti fiscali anticipati. Non è questo nel mio paese, non è questo il caso nel mio paese, non lo dico per defilarmi. Politicamente è ovvio, sono responsabile di tutto quanto fa l'amministrazione fiscale o qualunque altra amministrazione del mio paese, però bisogna conoscere le norme. Ciò che ho tenuto a dire davanti a voi, così come ho già detto nei vari gruppi parlamentari, nei vari dibattiti televisivi, nel dibattito in plenaria, è che la commissione che ho avuto l'onore di presiedere si batterà contro l'evasione fiscale e la frode fiscale. Evasione ed elusione perché esistono?
esistono perché abbiamo davanti a noi un arsenale, una panoplia di norme nazionali disparate che agevolano l'evasione, mettendo in concorrenza amministrazioni fiscali che sono tenute a applicare le norme che hanno. E quindi con un'abilità ammirevole, ecco che l'ingegneria fiscale riesce a sfruttare le norme nazionali per giungere a questo risultato, che purtroppo non è per nulla conciliabile con l'esigenza dell'equità fiscale. Io mi batterò per tutto questo. E chi mi conosce sa quali siano le mie convinzioni profonde in materia. Non mettiate in discussione la profondità delle mie convinzioni su questo punto, non dipingetemi come il grande amico del grande capitale. Gli Stati membri sono essenziali, ma la Commissione faccia le sue proposte, il Parlamento aiuterà la Commissione a sconfiggere quegli Stati membri e a mostrare all'opinione pubblica europea che le responsabilità, perché il processo riformatore non va avanti, sono degli Stati membri, non del Parlamento, non della Commissione europea. Andiamo avanti così, su questa strada. Noi non accettiamo di indebolire la Commissione europea e il Presidente Juncker appena eletti. Sarebbe un regalo all'euroscetticismo, all'eurofobia, sarebbe un regalo all'inazione, perché i nostri cittadini aspettano risposte e le risposte le possiamo avere con una Commissione forte e autorevole e con un Presidente legittimato dalla volontà forte di risolvere e riformare questo settore. Grazie. Certamente bisogna fare un passo in avanti. Io ho apprezzato quello che ha detto il Ministro delle Finanze tedesco Schäuble, che parlava di un'armonizzazione fiscale addirittura a livello internazionale. E questo credo che sia fondamentale se vogliamo in Europa garantire concorrenza e competitività e soprattutto vogliamo proteggere il nostro tessuto imprenditoriale. Bisogna andare avanti in questa direzione, l'armonizzazione fiscale è diventata una priorità. Non è un problema che riguarda solo il Lussemburgo, ma riguarda più paesi dell'Unione Europea. Sarebbe un errore puntare i riflettori solo sul Lussemburgo, perché non risolveremmo il problema, quindi bisogna assolutamente andare avanti. La vicenda lussemburghese è stato uno stimolo a fare di più, bisogna fare di più. Io dico, per quanto riguarda la mia parte politica, l'armonizzazione fiscale era uno dei punti della nostra campagna elettorale, quindi tutto quello che va in questa direzione è benvenuto, anzi daremo impulso affinché avvenga in tempi rapidi. No, si sarebbe dovuto dimettere ieri, in un paese serio, in un'istituzione seria, l'Europa non è seria, Juncker si sarebbe dimesso ieri, non domani.